Quando si parla di filmati bizzarri e originali, non si può non pensare al più grande raccoglitore virtuale di video provenienti da tutto il mondo, YouTube. Sapevate che su questa famosa piattaforma vengono caricate ogni secondo in media 300 ore di video? Oggi ve ne mostriamo alcuni che hanno catturato la nostra attenzione. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre classifiche e godetevi una simpatica lista di filmati fuori dal comune. Numero 9. L'allevatore di polli. La vita in fattoria non è mai particolarmente eccitante e il lavoro dell'allevatore viene spesso snobbato dai giovani in cerca di un impiego. La situazione però potrebbe cambiare grazie a questo imprenditore cinese che ha trasformato l'allevamento di polli in un fenomeno virale. Shang Yukang possiede circa 70.000 polli che filma regolarmente e hanno già conquistato migliaia di seguaci sui social network. Tutto è cominciato quando il giovane allevatore ha caricato su YouTube un video che ritraeva alcune delle sue galline nel processo di deporre le uova. Oggi potete ammirare il suo esercito di polli mentre lo rincorre in attesa del mangime. Shang dispone il cibo lungo il terreno in modo che formi dei disegni e poi riprende i pennuti dall'alto, ritraendoli in posizioni simpaticissime. Sebbene gli abitanti del suo villaggio non possano permettersi di acquistare i suoi polli, il suo impero sta fiorendo grazie alla vendita online di animali adulti e persino uova ancora chiuse. I suoi pennuti sono diventati famosi in tutto il mondo e col tempo aiuteranno Shang e altri giovani a rilanciare l'allevamento in Cina, anche attraverso il coinvolgimento di personaggi famosi internazionali. Numero 8. Cammello affamato. Preparate un bicchiere d'acqua, perché questo video vi farà venire una sete terribile. In questo filmato vediamo un cammello intento a sgranocchiare un cactus, che mastica con insistenza fino a raggiungere la parte succosa all'interno. Se vi state domandando che rapporto abbia con le spine, non preoccupatevi. I cammelli hanno sviluppato uno strato spesso e resistente nella bocca e nell'esofago, che li aiuta a deglutire e ingerire la pelle dura del cactus e tutte le sue spine. Nel deserto spesso il cibo scarseggia, e agli occhi di un animale affamato persino una pianta apparentemente priva di sapore si trasforma in un lauto pranzetto. I cactus infatti accumulano molta acqua nei loro strati più interni, e la usano per superare i periodi di siccità, un po' come fanno i cammelli stessi con le loro gobbe. Come le mucche e le capre, anche le navi del deserto possiedono un secondo stomaco che le aiuta a distinguere le sostanze nutritive dagli scarti, dividendo in questo caso l'acqua e i sali minerali dalle spine e le fibre impossibili da digerire. Vi piacerebbe assaggiare un cactus? No? I cammelli ringraziano. Numero 7. Un orso alla porta. La prima volta che abbiamo visto questo video abbiamo trattenuto il respiro per la paura. La telecamera di sicurezza alle porte di queste villette mostra improvvisamente l'arrivo di un giovane orso sul portico. L'animale avanza rilassato finché non vede una porta aprirsi a poca distanza dal punto in cui si trova. Si tratta di una coppia di vecchietti. L'orso sembra sorpreso dalla loro presenza e rimane immobile, esitante. I due anziani chiudono la porta con tutta la calma del mondo, guardando più volte nella direzione in cui si trova l'orso, ma incomprensibilmente non lo vedono e proseguono come se niente fosse nelle loro faccende, chiacchierando amabilmente. L'orso è confuso quanto noi, ma subito dopo riprende la sua passeggiata lungo il portico e sparisce dall'inquadratura. Pochi secondi più tardi, l'uomo torna alla porta di casa e si appresta a rientrare come se avesse dimenticato qualcosa. Della donna non c'è traccia, ma dalla sua tranquillità sembra che non si tratti di un brutto segno. E l'orso che fine ha fatto? Mistero. Numero 6. Passeggeri in quarta classe. Quando si viaggia in treno, di solito, si prende posto in un vagone, ma in Bangladesh i treni sono spesso così pieni che molti pendolari non hanno altra scelta se non salire sul tetto. Incredibile ma vero! I viaggiatori abituali non si lasciano stupire da questa sistemazione inusuale e soltanto un uomo in attesa al binario si ferma per scattare una foto alla persona in cima al treno. Guardate quanta gente sporge su tutti i lati. Il capotreno fischia freneticamente per attirare l'attenzione di tutti i passeggeri, dentro e fuori dal mezzo, per poi mettere in moto e partire. Speriamo vivamente che il loro viaggio non preveda delle gallerie, altrimenti saranno dolori. Numero 5. Una sorpresa sottomarina. A proposito di video interessanti, questo filmato vi farà venire la pelle d'oca. È stato realizzato da Lucas, uno sportivo neozelandese che un giorno è uscito in mare con la sua tavola da paddle.
La sua mattinata rilassante è stata interrotta improvvisamente da una presenza scura e inquietante nell'acqua. Le dimensioni imponenti e il colore bianco e nero non lasciavano dubbi. Lucas si è imbattuto in un'orca, uno degli animali marini più pericolosi al mondo. Il terribile predatore potrebbe essere stato attratto dai colori della tavola del surfista, che ricordano distintamente quelli del suo corpo, ed essersi avvicinato per capire se potesse trattarsi di un suo simile. Che cosa fareste se vi ritrovaste in piedi su una tavola nel bel mezzo dell'oceano con un'orca a pochi centimetri di distanza? Lucas ha mantenuto la calma, ha estratto il cellulare e ha filmato la scena meravigliosa che ci ha regalato. Quando l'orca è affiorata a pelo d'acqua, il surfista ha deciso di provare ad avvicinare l'animale, che però non ha gradito e si è ritirato nelle profondità del mare. Numero 4. Picasso con proboscide. Un altro grande animale dall'intelligenza stupefacente è senza dubbio l'elefante. Questo filmato si concentra su Suda, un esemplare dalle spiccate doti artistiche che sta per stupire i visitatori della riserva con un trucco inimmaginabile. Con l'aiuto di un istruttore che bagna il pennello nell'inchiostro, Suda disegna se stesso sulla carta e poi abbozza la sagoma di un albero con tanto di fiori come se volesse creare uno sfondo oppure un contesto. I più innocenti potranno pensare che si tratti solo di farina del suo sacco, ma probabilmente Suda è stato addestrato affinché ripeta ogni giorno gli stessi movimenti per creare un disegno sulla tela. In ogni caso, questo non lo rende meno sveglio. Gli elefanti sono creature molto intelligenti e possiedono un grande controllo delle loro proboscidi. Potete ammirare Suda, i suoi compagni e le loro capacità pittoriche nel parco degli elefanti di Mae Thang a Chiang Mai, in Thailandia. Avreste mai immaginato che questi giganti buoni potessero avere un talento simile? Numero 3. Lo scoiattolo atleta. Le Olimpiadi sono un evento molto importante nel mondo dello sport e tantissimi atleti di tutto il mondo si allenano per anni per eccellere nelle gare che potrebbero determinare le loro carriere. Durante un evento del genere possono succedere molte cose, ma quello che ha vissuto la snowboarder Daniela Ulbing durante i giochi invernali del 2018 non era mai capitato a nessun altro. Durante la discesa nella gara di slalom femminile, Daniela è stata interrotta da uno spettatore molto particolare. Uno scoiattolo, che si è lanciato in corsa sulla neve e ha attraversato la pista proprio durante il passaggio dell'atleta. Il bordo del suo snowboard ha mancato l'animale per un pelo, ma per fortuna Daniela ha potuto proseguire la discesa senza problemi e lo scoiattolo, sebbene spaventato, non ha riportato ferite. Secondo voi ha capito di aver corso un grosso rischio? Per quale motivo avrà attraversato la pista nonostante la presenza di tutte quelle persone? Non lo sapremo mai. Daniela intanto si è qualificata ai quarti di finale, quindi almeno lei sapeva molto bene cosa stava facendo. Numero 2. L'asino naufrago. In varie zone del mondo, le forti piogge possono generare delle inondazioni improvvise. I fiumi straripano dai loro letti e si riversano per le strade, con grande angoscia di chi subisce la forza dell'acqua. Tra le vittime di questa alluvione in Bangladesh sarebbe potuto figurare anche questo asino, ma per fortuna se l'è cavata. L'animale è rimasto incastrato dietro un tronco d'albero immerso nell'acqua. Se da un lato l'ostacolo gli impediva di lasciarsi trascinare ulteriormente dalla corrente, dall'altro gli impediva di liberarsi e tornare sulla terraferma. Per fortuna un eroe, forse il proprietario dell'asino, si è avventurato verso l'animale camminando in equilibrio sopra un tronco caduto. Ha tagliato le corde che lo tenevano incastrato e poi le ha usate per liberare il poveretto dalla sua prigione sommersa. Poverino, chissà che spavento. Ringraziamo a nome di tutti il suo buon samaritano. Numero 1. Coccodrillo cercasi. Vi mostriamo un ultimo momento fluviale a cui non avremmo mai creduto se non l'avessimo visto con i nostri occhi. Passiamo dal Bangladesh alla Giamaica e invece di un asino troviamo direttamente un coccodrillo enorme. Queste immagini agghiaccianti ritraggono i momenti in cui diversi uomini tentano di catturare la belva quasi a mani nude, aiutandosi soltanto con una corda e delle piccole esche. Che coraggio! Non sappiamo spiegarvi il perché del loro gesto, ma possiamo immaginare che il coccodrillo fosse stato ritenuto troppo pericoloso perché eccessivamente vicino ai corsi d'acqua frequentati dalla popolazione. Secondo voi, per quale motivo hanno provato a catturarlo? Diciamo provato perché il finale del video mostra chiaramente gli uomini che battono in ritirata a mani vuote, nonostante il grande sostegno ed eccitazione da parte di molti abitanti del villaggio. Avevate mai visto questi filmati prima d'ora? Quale di questi vi ha stupito di più? Ditecelo nei commenti.
Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche. In cima alla prossima potreste esserci voi!